collaborazioni decisamente interessate. Vinci di Vai Elettrico, buongiorno, siamo qui a presentare questo F5E, che è uno scooter equiparato al 125, prodotto da FD Motor, che è un gruppo cinese, importato in Italia dalla 2V. È una startup nata nel 2018, sostanzialmente inizialmente per importare scooter cinesi, che però dal prossimo anno produrrà il proprio, uno scooter equiparato al 125, lo Wow, di cui noi abbiamo già parlato, e potrà essere veramente una novità interessante per il mercato. Restiamo invece a quelli, ai veicoli importati, oltre ai due modelli, quattro versioni dell'FD Motor. I2V importa anche il John Way, che è uno scooterone molto grosso, più o meno nella categoria del BMW C Evolution, e tra breve, probabilmente all'inizio dell'anno prossimo, porterà invece uno scooterino compatto, equiparato a un 50, abbastanza simile al mio ma molto interessante, che si chiama Eclipse. Vediamo un po' i particolari di questo F5E. Intanto la cosa fondamentale, direi, la più interessante, è la posizione del motore. Vedete, non è un motore integrato nella ruota, come succede molto spesso negli scooter di questa categoria. È un motore sul forcellone posteriore con un ingranaggio elicoidale che trasmette il movimento alla ruota. È una soluzione che è interessante perché permette al motore, che è un motore da 3 kW, di avere una funzionalità particolarmente efficiente. E voilà, a zonzo per Milano. Permette di sgattaiolare nel traffico senza nessun problema. Qui di traffico non ce n'è, però vedete come viaggio, display. La linea, beh, insomma, a me non dispiace, è essenziale, senza troppi fronzoli. La linea del bandone in realtà è abbastanza originale. Il display, questo, essenziale, c'è in questa parte centrale, adesso l'accendiamo un momento. La parte centrale, vedete, ha le indicazioni sullo stato di carica della batteria, i chilometri percorsi, mentre il tachimetro digitale è intorno. E infine vediamo il vano sottosella. Ecco, il vano sottosella è questo, c'è la seconda batteria, questo è il modello con due batterie, la seconda batteria, mentre la prima, la vedete, è qua sotto, quindi due batterie. Questa è parzialmente rimovibile, in realtà bisogna svitare questi bulloni e portarla via, pesa mi sembra 8 kg, si può anche ricaricare da casa. Questo, il vano sottosella, consentirebbe di ospitare, volendo, un casco, però viste le caratteristiche di questo veicolo è sempre necessario avere il caricatore, quindi col caricatore a bordo non è possibile ospitare il casco. Veniamo ai pro e ai contro. Diciamo, i pro sono sintetizzati in un pensiero: questo è un veicolo con pochi fronzoli e tanta sostanza, non ha che so, appunto, le batterie estraibili, non ha le due tre modalità di guida con mappature diverse del motore che hanno altri scooter, ma tutto questo va a vantaggio di un prezzo che è realmente interessante, perché sono 3.690 euro di listino, che con gli sconti degli incentivi diventano alla fine 2.750 euro, mi sembra, che è una cifra di un cinquantino in sostanza, cioè di un motorino con prestazioni molto inferiori. Però invece quello che serve per guidare nel traffico, per fare un pendolarismo a medio raggio, per circolare insieme alle automobili anche fuori città, ecco, quello c'è. Quindi i pro sono sicuramente l'ottima guidabilità, la tenuta di strada,
senso di sicurezza che ti dà la guida anche come posizione, il prezzo e la buona sostanza di un veicolo che è intelligente. Fantastica la frenata, una frenata eccezionale, equilibrata, doppio freno a disco, anteriore, posteriore e davanti. I contro sono, beh, sicuramente non c'è la frenata rigenerativa, quindi le potenzialità di due batterie che pesano quasi 22 kg e però non danno un'autonomia superiore a 70 km perché non c'è la frenata rigenerativa, non c'è praticamente non c'è il vano sotto casco per depositare il casco. Una fantastica accelerazione, un grandissimo piacere di guida nel silenzio. Secondo me uno scooter che vale quello che costa e forse anche qualcosa di più. Prima di salutarvi, c'è una inerzia nell'acceleratore, è un po' fastidiosa, nel senso che nel momento nel quale accelerate c'è come un punto morto nel quale vi sembra che la potenza non prenda, poi improvvisamente attacca con uno strappo, è fastidioso devo dire, ma è questione di farci l'abitudine, dopo un po' vi abituerete. Ciao!